Buon test amichevole del Pescara a Capistrello, finisce 7-1 per l'11 biancazzurro sotto la pioggia con il tecnico Zeman che ha lasciato tanti effettivi a Pescara, dai difensori centrali Brosco e Mesic, agli attaccanti Lescano e Merola. Dal primo minuto è tornato Raffià nel cuore del centrocampo, ottima come sempre la prestazione dell'ex Juventus. In difesa problemi per Ingrosso nel riscaldamento, in campo Boben con Pellegrini, Lacani, tutta la partita giocata anche da Gozzi. In attacco la novità è Gigi Cuppone nel ruolo di riferimento centrale e l'ex Potenza ha disputato una buona gara segnando una doppietta nel primo tempo e il terzo gol personale nella ripresa. Nei gol di Cuppone nel primo tempo sempre lo zampino di Raffià con due assist molto importanti. Nella ripresa in campo Marco Delle Monache, in campo a metà ripresa Palmiero, in campo anche Manuel Giabua. I gol oltre quello di Cuppone anche di Gozzi, dal dischetto di Jacopo Desogus e doppietta per Marco Delle Monache. Nel dopo partita le impressioni del tecnico Zeman. Allora Zeman, indicazioni da questo test amichevole di Capistrello? Ma è un amichevole che abbiamo fatto apposta per vedere io i giocatori che sono stati utilizzati di meno a che punto stanno e quindi da valutare, c'è qualche cosa di positivo, qualche cosa negativo, ma come nell'insieme penso che possiamo essere soddisfatti. Le cose positive sicuramente Cuppone, voglia di giocare, tre gol. Vabbè, ma Cuppone sta lì per quello, il problema è di trovare gli spazi giusti per lui, lui ha fatto bene già ultima e ora continua. Zeman, ogni campo quando lei va, entra, applausi a non finire, richiesta di foto, richiesta di selfie, richiesta di autografi, che significa? Significa per me la soddisfazione, poi è normale che visto che sto 50 anni nel calcio qualche cosa si è visto e sono contento che se lo ricordano ancora. Lei aveva detto a Picerno preferisco non parlare delle date dei playoff fino a quando non c'è il comunicato ufficiale, ora ufficiale si inizierà il 18. 18, ora aspettiamo l'avversario per sapere che dobbiamo fare, comunque 18 anche se un po' tardi rispetto a quello che si doveva fare, però hanno fatto le date, seguiamo. Che cosa pensa di questi slittamenti? Vabbè, come sempre in Italia non è mai niente apposta. Lei come organizzerà il lavoro per arrivare al top della condizione il 18? Vabbè, noi stiamo facendo per ora questa settimana che abbiamo fatto e prossima un po' di richiami su alcune cose e poi ci alleniamo normale come in campionato. Chiedo un'ultima cosa, sorpreso un po' che ha dato tre giorni di riposo in questa settimana, vuol dire che è contento Zeman? No, non è per contento io, sono contenti i ragazzi che potranno riposare tre giorni. Ma ora cominciano di nuovo a lavorare, quindi vediamo. L'ultima proprio, Raffià anche oggi giocando un po' al piccolo trotto ha dimostrato di avere una classe che c'entra poco. Vabbè, ma penso che è abbastanza facile giocare contro le squadre di serie inferiore, io penso che con le serie più alte non ci viene, anche oggi ha sbagliato tantissimo, poi ci è riuscito due o tre cose, è normale.